pensare in grande. Narrazioni, distopie, utopie, personaggi e persone, dalla penna e dalla voce di Stefano Zampieri. Cari amici, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Pensare in Grande. Dopo le prime puntate in cui abbiamo ascoltato la lettura integrale di Prigionieri della Libertà, del romanzo Prigionieri della Libertà, da questa puntata inizia una nuova serie. Leggerò dei racconti che fanno parte di un gruppo che ho intitolato più o meno Voci di Mistrana. Mistrana è una strana città, una città forse un po' disgraziata, insomma una città come la nostra. E questi racconti sono naturalmente dei racconti che appartengono al genere distopico, quindi parlano del presente prima di tutto, anche se lo guardano sempre nella distanza del futuro. E sono voci diverse, di personaggi diversi, in situazioni diverse, all'interno, dentro questa strana nostra città. Come vi accorgerete, il primo racconto si intitola Voce di un giovane che si commuove di fronte a certe foto dello zio. Ed è un racconto intorno all'arte, all'opera d'arte, all'ispirazione, alla creatività, alla manualità, con un finale tragico. Sono uscito a respirare l'aria della mia città. A fine aprile capitano talvolta giornate come questa, nitide, luminose, trasparenti, sature di profumi e di pollini. Sono giornate che fanno venire il desiderio di fare, di costruire, di creare. Appunto per questo pensavo allo zio Mario, che non ha reso onore alla famiglia, ma era un artista, un grande artista, un creatore, a suo modo. Cioè in un modo che esige comunque una spiegazione. Certo sangue balordo e qualche traccia deve esserne rimasta anche dentro di me, che ho sempre sentito un'attrazione inspiegabile per quelle foto un po' sbiadite che lo ritraevano orgoglioso di fianco alle sue opere. E per quella storia senza capo né coda che fino a poco tempo fa ancora qualcuno sussurrava in famiglia. Sì, perché nessuno aveva il coraggio di parlarne apertamente per via di quella forma di pudore che si prova sempre anche di fronte alla memoria, quando ci si trova combattuti tra l'affetto, che complice il tempo assolve tutti da tutto, e un senso di giustizia che stabilisce comunque anche nel tempo il destino inesorabile della colpa. C'è una foto in particolare che ha fissato per sempre il giorno lontano di una cerimonia pubblica. È una foto di grandi dimensioni, carica di personaggi, in buona misura ormai indecifrabili, tutti in posa per inaugurare la nuova sala consigliare, il podestà e tanti gerarchi in camicia nera che io non sarei in grado di identificare, però c'è lui, lo zio Mario, è lì in secondo piano, serio, compunto, forse un po' intimidito, che sbircia tra le teste di due sconosciuti, e c'è anche l'altro, ma ben in vista, tronfio e superbo, con un gran foulard annodato al collo e un baschetto sulle 23, fedele ad una iconografia tipica dell'epoca fra le due guerre. Dicono che lo zio Mario si ponesse lui stesso la domanda ostinatamente, ossessivamente: chi di noi due è l'artista? La domanda era oziosa e lui lo sapeva bene, intendiamoci, non negava nell'altro, e come avrebbe potuto, la squisita finezza del tratto, il senso delle proporzioni, la coerenza della prospettiva, la capacità di comporre le figure in un insieme armonioso. No, non negava nulla, perché era sotto gli occhi di tutti, chiunque poteva constatare. Erano le qualità dell'artista, non c'era dubbio, e lui stesso non avrebbe mai voluto che lo si mettesse in dubbio. Ebbene, io penso che quella fosse invece proprio la questione principale. Ma devo spiegare meglio, altrimenti tutto sarebbe troppo semplice e anche un po' banale. Allora vediamo di capirci qualcosa. Il disegno era dell'altro, dell'artista,
E sua era anche l'idea di rappresentare quella grande saga del buon governo in 8 quadri, idea peraltro poco originale, forse persino involontariamente ironica vista l'epoca, ma certo questa è la prospettiva che se ne può avere oggi. D'altra parte immagino che per una sala consiliare in quegli anni non ci fosse molto da scegliere. Se il comune avesse avuto una lunga storia, un passato glorioso, se vi si fossero svolte chissà quali battaglie, se quelle mura, quelle case, quelle strade, quelle piazze fossero mai state realmente nel vivo degli eventi, allora forse si sarebbe potuto creare un magnifico affresco storico. Ma la storia non ha mai avuto posto per le regioni di palude, di miseria e di fame. La storia ha sempre accuratamente evitato queste terre insalubri e malsane, e allora, di fronte alle pareti spoglie della nuova sala consiliare, non si poteva certo puntare su un'antichità che non c'era. Non restava che gettarsi piuttosto su un futuro che pure non c'era, ma almeno avrebbe potuto esserci, non solo nella retorica del regime, ma forse anche nell'immaginazione della gente. L'artista questo aveva immaginato e si era trovato la strada spianata dal desiderio di tutti, e tutti avevano finito per riconoscersi nelle sue semplici allegorie, come dire speranze, intenzioni, illusioni, ipotesi, possibilità, tutta materia di facile accatto e di facile misura, tutta roba che era piaciuta alle autorità, ma anche ai cittadini. Il senso di quelle figure era apparso subito chiaro, il valore di ogni scena, le immagini di pacifica e silenziosa laboriosità, il lavoro degli uffici, dei campi e delle industrie, ma questo era solo accennato, non si poteva eccedere nel descrivere quel che ancora non c'era. E le scene delle famiglie che si componevano, dei matrimoni, dei viaggiatori sereni e sicuri, le strade piacevolmente affollate e le fanciulle che danzavano, come in certe antiche rappresentazioni del Lorenzetti. Insomma, l'artista aveva fatto la sua parte, aveva riempito 8 cartoni di immagini, di segni, di personaggi, di valori, di ideologia, di retorica. Tutte cose buone e giuste e apprezzate che le autorità, podestà in testa, avevano stimato senza mezze misure e approvato all'unanimità. Tutto al più qualcuno aveva chiesto che si mettesse un po' più in evidenza quella scena o quell'altra, con risultati talvolta un po' bizzarri, di leggiadre fanciulle accanto a strani personaggi con tute e arnesi da lavoro e bambini che giocavano fra i carri carichi di strani oggetti metallici. Ma nello spazio di 8 cartoni di 1 metro quadrato ciascuno ci stava questo e altro. Insomma, nulla da dire. L'artista aveva fatto il suo mestiere, aveva ben disegnato, aveva ben immaginato, aveva ben composto le scene e i personaggi. Ma era questo il problema? Siamo sinceri, quando tutto era pronto, quando le autorità diedero finalmente il via libera, lì cominciarono i problemi. E c'era da immaginarselo. Prima di tutto perché si erano fissati sul legno. Sarebbe stato tutto più semplice, più facile, come voleva l'artista, a lavorare sulla tela, o persino sull'affresco, al modo antico, o con la tempera su una tavola. Bisogna riconoscere che l'artista aveva dato molte diverse possibili alternative, dimostrando di essere versatile e anche disponibile. Ma le autorità furono irremovibili, 8 tavelloni in legno intagliato, perché il nostro era un paesino piccolo, ma il legno lo sapevamo lavorare bene. E poi c'erano le industrie del mobile. Ci lavorava mezzo paese e in qualche modo comandavano loro. Legno doveva essere e legno sarebbe stato. Con grande disappunto dell'artista che si era dovuto accontentare di metter mano ai cartoni. Intendiamoci, era stato ben pagato e poi non solo, era stato celebrato e festeggiato. La scelta dei suoi bozzetti era stata occasione di una bellissima festa dove tutti avevano detto la loro e avevano fatto a gara nel profondersi in elogi, in complimenti, in riconoscimenti. No, certo l'artista non poteva lamentarsi di non essere stato adeguatamente celebrato e ricompensato, materialmente e spiritualmente. Non aveva motivo per lamentarsi, e quindi lo zio Mario non si spiegò mai perché il giorno dell'assegnazione gli si fosse avvicinato di soppiatto. Gli avesse fatto quelle strane osservazioni, come se lui gli avesse portato via il meglio, lui che non era stato nemmeno citato, come se mettere quei disegni sul legno fosse un'operazione da nulla, una semplice formalità tecnica, come se dover ritagliare nel legno una per una quelle figure, quelle immagini, fosse un gesto artigianale, da semplice falegname, falegname di paese, che avrebbe potuto fare allo stesso modo e con lo stesso risultato. Lì, allora, cominciarono i problemi perché le cose non stavano esattamente così.
Certo, l'artista, almeno lui, sapeva bene che la parte difficile doveva ancora venire, sapeva del rischio che i suoi celebrati disegni correvano da quel momento in poi, e diffidava di mio zio. Non avrebbe voluto lasciare in quelle mani il suo lavoro, non avrebbe voluto affidare il suo futuro di artista, il destino della sua opera, agli strumenti di un falegname. Che motivo aveva per diffidare, mi chiedo io? Nessuno probabilmente, perché già allora lo zio Mario era ben noto come artigiano del legno, anche se non aveva mai fatto nulla di simile. Ma d'altra parte, quante occasioni c'erano di fare opere di quel genere, intagliate nel legno, di fino, anzi, d'arte? Già, a quel tempo si facevano soltanto lavori di routine, seppure gli artigiani in qualche caso ancora potevano permettersi un ritaglio, un'invenzione marginale, un abbellimento, un fregio. Erano solo piccole soddisfazioni che riuscivano a togliersi su qualche pezzo prezioso e raro. Ma lavori come quelli, lavori d'arte, non li faceva più nessuno. Non erano tempi d'arte quelli, come non lo sono i nostri. Ma l'arte era lì. Lo zio Mario non aveva dubbi. E il sospetto doveva covare anche nell'artista, ne sono certo, questo spiegherebbe molte cose. L'arte era lì, nell'odore del legno, nell'intenso saturo profumo del laboratorio di falegnameria, nella polvere di legno che sottilissima rivestiva ogni cosa, resistendo a qualsiasi tentativo di pulizia. Forse oggi tutto quel lavoro si potrebbe fare con una macchinetta da pochi soldi, una macchinetta giapponese. Si mette il disegno da una parte, la macchina segue i contorni con la lama tagliente e si ricava tutto ciò che si vuole in un attimo. Ma è solo apparenza. La macchina ottiene solo pezzi. Le mani dello zio Mario elaboravano forme e figure, cambiavano una sfumatura, rivedevano un tratto, all'ultimo istante decideva che una curva doveva essere più accentuata e una linea più dritta. La macchina magari può sbagliare per difetto, le mani dello zio eccedevano soltanto per arte. E questo nessuna macchina potrebbe capirlo. Soltanto il suo occhio poteva percepire la differenza tra un taglio secco e uno arrotondato, tra una linea smorzata e una allentata. Era l'occhio umano di un artista. Non era solo una fissazione sua quella dei 14 tipi diversi di legno che bisognava usare e di tutti i trattamenti di cui avevano bisogno. Certo, ciò rendeva tutto molto costoso e molto lungo, lo sapeva anche lo zio, che sarebbe stato più semplice pigliare un legno soltanto, magari di poco prezzo, e tinteggiarlo all'uopo, ora più chiaro, ora più scuro, per ottenere tutte le sfumature di cui si aveva bisogno. Ma davvero qualcuno può credere che l'effetto sarebbe stato lo stesso? Lo stesso di quella sapiente ricerca di venature, di nodi, di essenze e quella continua ricerca di ombre che il mordente miscelato nel modo giusto, con il legno giusto, sapeva creare. E le lucentezze che si ricavano magicamente da un dosaggio sapiente dell'olio di lino e di noce. Eppure, ammesso che al primo superficiale colpo d'occhio l'effetto potesse sembrare lo stesso, dopo 20 anni che sarebbe accaduto? E dopo 100? E dopo 1000? No, non mi sembra di esagerare, le opere d'arte non esistono oggi, le opere d'arte puntano alla storia, vogliono esistere per sempre, poi magari non è così, ma è la loro immaturità, la loro ingenuità, la loro infondata pretesa. Non possiamo deluderle, si rifiuterebbero di esistere anche per un solo istante, o per l'eternità o niente. Strana presunzione, ma bisogna saper rispettare anche i sogni delle cose. E poi il legno è vivo. Vive di una vita sua che pure bisogna rispettare, anche staccato dall'albero e dalla sua linfa continua a mutare forma e dimensione, per quanto impercettibilmente, seguendo le oscillazioni del tempo, l'umidità, il calore delle stagioni, l'intensità delle correnti d'aria. E vive di questi piccoli movimenti che soltanto un artista come lo zio sapeva prevedere e seguire e accompagnare nella lenta costruzione dell'opera. Chi di noi è veramente l'artista? Questo ripeteva lo zio Mario e non aveva dubbi. Lui sapeva distinguere una tavola strappata dalla parte più esterna del fusto e quella che proveniva più dall'interno, più vicina al midollo. E poi sapeva seguire la vena, perché ci sono tavole tagliate in un verso e tavole tagliate nel verso opposto, e ognuna ha la sua personalità e la sua natura. E sistemate sulla predella avrebbero reagito in maniera diversa. Sapeva riconoscere i legni troppo dolci e fibrosi che non si potevano usare, come il pioppo e il platano,